Siamo nell'oratorio salesiano della città di Macerata. È un oratorio che vive qui da tantissimi anni, più di 130 anni. Don Bosco l'ha voluto qui per i giovani di questa città. Giovani che sono cambiati nel tempo, oggi ne accogliamo tantissimi e questo ci aiuta a creare per loro un luogo sicuramente che diventa un laboratorio di cittadinanza, un laboratorio di incontro, un laboratorio di relazioni. Sicuramente per tutte le famiglie che ci incontrano significa dare valore a una parola che oggi ha perso un po' del suo spessore, che è la parola possibilità. Noi siamo qui perché chiunque voglia, qualsiasi famiglia, qualsiasi giovane, possa avere la possibilità di poter scommettere su se stesso, di poter scommettere su un futuro più bello. Entra tanta gioventù, di tanti volti diversi, di tante provenienze diverse che vengono qui per le attività sportive, musicali, teatrali che offriamo durante la settimana. E poi abbiamo un cortile aperto tutti i giorni, frequentato da tanti bambini e ragazzi che quotidianamente usufruiscono di un servizio di sostegno allo studio. Ragazzi soprattutto figli di famiglie straniere. E a noi piace pensare che questo servizio di aiuto compiti, che noi chiamiamo il Dombo Scuola, sia non soltanto un dopo scuola, ma che sia un luogo per permettere a questi ragazzi di sperimentare il sentirsi a casa, il sentirsi in famiglia. Ci piace molto pensare a un cortile di tutti i colori e di tutte le lingue. Ho deciso di portare avanti questo percorso parallelamente al percorso universitario, perché ho pensato che potesse essere una bella esperienza da fare. Quello che mi viene più facile è sicuramente giocare con i bambini e le bambine, un momento di spensieratezza quando magari non se ne hanno molti altri nel resto della giornata. Aiutarli a fare i compiti meno, perché non sempre hanno tutta questa attitudine o voglia di farli, però si cerca di dare una mano, dai. Mi piace molto poter pensare che siamo una delle risposte a quella che è la proposta che il vescovo di questa diocesi, Monsignor Nazareno Marconi, fa alla sua chiesa. Non soltanto essere una chiesa in uscita, non una chiesa che si sposta, ma una chiesa che va lì dove il Signore la sta aspettando, nell'incontro con tutti gli uomini di buona volontà. I bambini stanno bene qui perché l'ambiente è custodito, è pulito, è curato, è vigilato, è strettamente sorvegliato come deve essere dove ci sono dei bambini e dei minori, però la sicurezza più grande nasce dal contesto di relazioni che quotidianamente proviamo a creare all'interno di questa casa, che è sicuri dove c'è una famiglia.